Ben ritrovati, oggi parliamo di università telematica, di università online. Forse non tutti sanno che Arezzo è un fiore all'occhiello da un po' di tempo sotto questo punto di vista e allora vado a salutare i nostri ospiti che ci parleranno proprio di questo e di che cosa c'è a disposizione per chi un po' a tutte le età vuole appunto laurearsi. Saluto Maurizio Forzoni e raccontaci un po'. Bene, allora, innanzitutto ci presentiamo, noi siamo Elena Orsi che collabora con me in sede, siamo un centro formativo di Arezzo che si trova in via Modigliani numero 4 e attualmente siamo l'unico polo didattico universitario autorizzato dall'Università Telematica Pegaso, che Pegaso è l'università diciamo, più conosciuta diciamo, in questo momento qui, è anche quella che ha il maggior numero di iscritti in ambito telematico e anche siamo sempre un polo didattico autorizzato dalla Unimercatorum, che invece è l'Università delle Camere di Commercio Italiane. I corsi di laurea che si svolgono in ambito universitario, praticamente le telematiche danno la possibilità a chiunque lo desideri di poter studiare in base alle proprie esigenze e a qualsiasi età, per cui anche chi lavora, chi ha poco tempo, chi ha famiglia, chi per motivi vari ha dovuto interrompere gli studi, chi magari li ha interrotti e quindi vorrebbe riprendere a studiare, può tranquillamente iscriversi ad un ateneo telematico come il nostro e in questo modo può raggiungere il proprio obiettivo, il proprio sogno e quindi laurearsi. La didattica si svolge completamente online, nel senso che lo studente ad accesso alla piattaforma didattica, quindi avrà una password o un login, si accede e in quest'ambito entra praticamente nella sua classe virtuale dove troverà gli insegnamenti delle materie, quindi le video lezioni del docente, troverà i test di autovalutazione, troverà le dispense scaricabili e in questo modo potrà tranquillamente sia prepararsi a dare gli esami, sia a misurare il proprio apprendimento volta per volta. Gli viene assegnato anche un tutor universitario, oltre che al nostro tutor del nostro centro, e in questo modo, per qualsiasi motivo, qualsiasi esigenza, necessità, avrà modo anche di interloquire con il tutor che nel giro di 24 ore risponde sempre e risolve anche i problemi che lo studente può incontrare. I professori poi sono sempre a disposizione, nel senso che comunque lo studente li può contattare tramite chat oppure tramite email e il docente entro 48 ore risponde. Per cui c'è anche, nonostante che si pensi che la telematica sia un'università dove si perde un po' il rapporto umano con i professori e anche con gli altri colleghi di studio, in realtà questo con Pegaso e Mercatorum non avviene, perché comunque ci sono sia delle aule virtuali in cui gli studenti si trovano per parlare anche di problematiche inerenti agli esami, per confrontarsi, per farsi delle domande, per studiare assieme, ma poi anche il docente, il tutor, è sempre a disposizione dello studente. Gli esami si svolgono online per il momento, perché chiaramente ora siamo anche sotto emergenza, per cui la modalità di esame è ovviamente online. Poi successivamente, quando ci auguriamo presto il momento di crisi verrà superato, le sedi riaprono, per cui lo studente, come in tutte le università, in tutti gli atenei, in tutte le facoltà, dovrà dare i suoi esami direttamente in presenza di fronte alla commissione esaminatrice che si accerta del buon esito della prova da superare. I titoli che si ottengono dopo il percorso di studio sono esattamente equivalenti a quelli rilasciati negli atenei tradizionali in presenza, per cui hanno lo stesso valore legale, sono riconosciuti sia a livello di titolo per la professione, ma anche per raggiungere, diciamo, per l'insegnamento, per i concorsi pubblici, hanno lo stesso valore legale. Attualmente Pegaso e Mercatorum hanno attivato ben 15 corsi di laurea triennale e poi 4, 6 corsi di laurea magistrale biennale, più 300 e più master,
corsi di alta formazione, eccetera. Quindi è un'offerta formativa, a mio avviso, di grande prestigio, perché comunque il metodo di studio è all'avanguardia e siamo soddisfatti di questa iniziativa. Tramite noi lo studente può ottenere informazioni, orientamento, servizi di segreteria, attività burocratica, e può fare le iscrizioni e può anche usufruire delle agevolazioni economiche che praticamente sono previste per chi si iscrive tramite il nostro centro, che, come abbiamo detto, si trova in via Modigliani 4 e che è un polo didattico di sia di Pegaso che di Mercatone. Ora vorrei anche, magari, se tu vuoi dire qualche cosa, vuol dire. Una domanda che ci fanno spesso è, appunto, come hai detto, se questi titoli sono validi. Assolutamente sì, e non sono scorciatoie, ecco. Assolutamente no. Perché, no, noi lo sappiamo, anche perché bisogna studiare, ecco. Tante volte sono venute persone che comunque hanno avuto, ci hanno dato un feedback positivo, ecco, e questo è una cosa che ci dà anche soddisfazione, perché si rendono conto che è un'opportunità positiva in più che viene offerta. Anzi, come tu mi dicevi, sono persone che ti hanno detto anche che si sono meravigliate dello standard alto di... Sì, è vero. Hanno detto che, ma come, devo studiare tutte queste cose? Non sono scorciatoie, c'è da studiare, da impegnarsi come in qualsiasi altra università. Sì, certo. Però è un metodo, a parere mio, innovativo, che veramente può dare delle possibilità in più anche a persone che magari non hanno mai pensato di poter intraprendere degli studi universitari, perché non ce la fanno, certo. Perché hanno problemi anche a spostarsi, perché tante volte succede che bisogna cambiare città, certo. Bisogna pagare l'affitto di un immobile, che sappiamo sono spese, esatto, sì, e non tutte le persone, non tutte le famiglie possono permettersi. Certo. Non si devono comprare libri di testo, perché le dispense sono scaricabili, e non si deve neanche spendere per gli spostamenti. Non c'è pendolariato, si può studiare a qualsiasi ora, quando si ha tempo, quando si vuole, quando si è finito di lavorare. Certo. E quindi, ecco, si può anche massimizzare il proprio tempo, sì. In qualche modo, dedicandosi anche a altre cose, al lavoro, comunque anche ad altre attività, perché comunque lo studio può essere effettuato in qualsiasi momento, da qualsiasi posto. Certo, esigenze sì, familiari, lavorative, a sì. Volte anche di salute, ecco, le persone affrontano le situazioni più diverse, quindi esatto. C'è sempre più bisogno di flessibilità. E poi possiamo dire che, per la nostra esperienza, che è un ateneo, che sono due atenei che sono scelti oggi anche dai giovani, dalle persone, sì. Perché comunque anche un giovane, sia per un discorso anche di costo, magari, quindi che vuole ridurre un po' il costo delle rette. E poi che comunque può intanto iniziare a lavorare, mentre sappiamo che con un'università in presenza questo si può fare, però diventa un po' più difficoltoso, un po' più difficile. Sì. Esatto, quindi spesso si trovano gli studenti a dover scegliere, ma posso permetterlo perché non posso lavorare, esatto, oppure esatto. Prima lavoro e poi studio, oppure faccio il contrario. Con questo nuovo sistema si riesce di più a conciliare. Anzi, secondo me si avvicina molto il mondo accademico, universitario, al mondo lavorativo. Perché oggi, purtroppo, lo sappiamo tutti quanti noi, nelle nostre realtà, nel nostro paese, c'è spesso una lontananza fra lo studio, la scuola, la formazione e il mondo del lavoro. Purtroppo sì. E invece è importante che questi due mondi comincino a dialogare, a parlarsi, e poi la tecnologia ci dà la mano, perché comunque è innovativa, per cui si mette in moto un meccanismo che oggi i ragazzi utilizzano la tecnologia come fosse pane quotidiano, per cui parlare il loro linguaggio è una cosa interessante, insomma, ecco. Comunque ti metti già in una dimensione che i ragazzi, sono noi abbiamo pari più difficoltà, perché abbiamo dovuto imparare questo mondo, mentre un ragazzo è nato col mondo tecnologico, e quindi per lui o per lei è una cosa che davvero è come mettersi dentro al loro linguaggio, che già conoscono. Quindi ecco, ci sta anche questo aspetto. C'è un'attenzione veramente anche al mondo e anche alle realtà
personali, che a noi è piaciuto. Ecco perché abbiamo sposato subito questa iniziativa. E quando Pegaso e Mercatorio ci ha chiamato, siamo stati onorati di essere, di ascoltarli e di portare ad Arezzo questo progetto. Perché abbiamo visto che sono due realtà che si mettono a disposizione delle esigenze particolari di ciascuno. Quindi, cioè, la didattica è veramente personalizzata. Il progetto formativo è fatto su misura, per cui ciascuno può raggiungere il proprio obiettivo, perché comunque verranno stabiliti i propri tempi anche di studio e di apprendimento in base alle proprie esigenze, sia lavorative, familiari e anche personali. Questo credo che sia un aspetto che debba e possa essere sempre più sviluppato in ambito accademico, perché comunque ciascuno di noi, io mi occupo di pedagogia da tanti anni e so che ognuno di noi è diverso. Cioè, tutti noi abbiamo dei tempi di apprendimento differenti rispetto. Allora, e purtroppo non sempre questo viene rispettato, mentre qui anche io, da quando ho cominciato a lavorare con te, posso dire, mi sono resa conto di questa realtà nuova, positiva. Certo. E poi comunque una persona che decide di iscriversi tramite un centro come il nostro può comunque continuare a ricevere assistenza e informazioni per tutta la durata del percorso, certo, di studi, non solo al momento dell'iscrizione. Quindi sì, noi lo seguiamo dall'inizio alla fine, insomma, sì, accompagnandolo poi sì, alla sessione di laurea, perché siamo orgogliosi quando le persone si laureano e abbiamo anche noi contribuito un po' a, sì, alla sua formazione. Quindi è un progetto che ci è piaciuto molto, insomma. Ecco, quindi se volete dare un recato magari per chi vi vuole contattare. Sì, allora, voi potete chiamare sia il suo indirizzo di posta elettronica, che è quello personale, dopo dire tu se vuoi. Informa@unisocrates.it, oppure potete anche chiamare ai numeri telefonici allo 0575 23 893 o al mio cellulare, che è 347 83 92 440. Funziona anche tramite WhatsApp, per cui se uno vuole mandarmi un messaggio con delle indicazioni, sia io che Elena siamo a disposizione, rispondiamo. E poi chi vuole invece venire direttamente in sede può venire in via Modigliani 4, però in questo momento è bene che ci chiami prima, perché va fissato un appuntamento, perché si lavora su appuntamento e basta. Ecco, questo è un po' il discorso. E, però anche tramite chat si può parlare, poi chi vuole può fissare anche un appuntamento tramite Skype. Quindi, cioè, la nostra è una realtà telematica, per cui anche i colloqui siamo perfettamente organizzati per farli in via telematica, per cui se uno per esigenze di tempo, personali, logistiche, ha desiderio di parlare con noi anche online, noi siamo a disposizione e lo possiamo fare sia in videoconferenze, in chat, come desiderano, insomma. Quindi, perfetto, siamo onorati. Grazie di avercene parlato, che sicuramente soprattutto in questi tempi può essere un'opportunità magari per tante persone a cui, ecco, sicuramente si facilita la vita, no? Perché è una scelta di vita anche, no? Appunto, andare in un'altra città oppure utilizzare questo tipo di opportunità. Ne torneremo sicuramente a parlare. Grazie di essere stati con noi. L'occasione dell'opportunità.